Nel 2019 il PIL è aumentato dello 0,3% rispetto all'anno precedente, lo rileva l'Istat. Il Nord-Est mostra la miglior performance con una crescita del PIL dello 0,5% trainata dagli andamenti positivi delle costruzioni e degli altri servizi. L'agricoltura invece fa registrare la riduzione più marcata di tutto il territorio nazionale con un meno 6,4% a causa dei cattivi risultati di viticoltura e frutta. Nel nord-ovest il PIL è aumentato dello 0,4%, poco sopra la media nazionale. Dopo il marcato aumento nel terzo trimestre, nell'area dell'euro l'attività economica è prevista in calo nel quarto, condizionata dall'emergenza sanitaria e dalle nuove misure di contenimento della diffusione del Covid. È quanto emerge dall'outlook economico sull'eurozona diffuso dall'Istat e due istituti di ricerca tedeschi e svizzeri. L'inflazione annuale si attesterà su livelli decisamente contenuti per poi accelerare progressivamente a partire dal primo trimestre del 2021. Sulle previsioni aleggia un'elevata incertezza, con rischi sia al rialzo sia a ribasso legati inevitabilmente all'evoluzione della pandemia, alla tempistica dell'introduzione dei vaccini e all'atteso impatto dei fondi previsti dal piano Next Generation. La Commissione europea ha autorizzato il progetto di concertazioni tra Fiat, Chrysler, Automobiles e Peugeot, che daranno vita al gruppo Stellantis. Il via libera è condizionato al pieno rispetto di una serie di impegni proposti dalle due società, tra cui una proroga dell'accordo tra Peugeot e Toyota Motor Europe per i veicoli commerciali leggeri di piccole dimensioni e una modifica degli accordi per la riparazione e la manutenzione dei veicoli tra Peugeot, FCA e le loro reti di riparazione per agevolare l'accesso dei concorrenti. Un progetto di promozione del turismo sostenibile connesso alla valorizzazione del patrimonio pubblico di immobili di interesse storico-artistico è Valore Paese Italia, l'intesa istituzionale sottoscritta dal Ministro per i Beni e le Attività Culturali Dario Franceschini, dal Direttore dell'Agenzia del Demanio Antonio Agostini, dal Presidente di Enit Giorgio Palmucci e dall'Amministratore Delegato di Difesa Servizi S.P.A. Fausto Recchia. L'iniziativa punta alla strutturazione di un network dedicato alla valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico che possa coniugare turismo, cultura, arte, ambiente e paesaggio.